Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di trasporti, di autostrade, perché le arterie A24 e A25 che collegano Lazio e Abruzzo non saranno più gestite da Strada dei Parchi, la cui concessione sarebbe dovuta scadere nel 2030. Il provvedimento è stato preso ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri che, per assicurare la continuità dell'esercizio autostradale, ha disposto l'immediato subentro di ANAS S.p.A. nella gestione. Facciamo il punto nel servizio di Stefano Recanati. Tanto tuonò che alla fine piobbe. Potrebbe essere riassunto così il provvedimento preso ieri dal Consiglio dei Ministri, che ha approvato un decreto legge che prevede la revoca della concessione sulle autostrade A24 e A25 all'azienda che le aveva in gestione, Strada dei Parchi S.p.A., controllata interamente dalla società Toto Holding. Lo scorso maggio Strada dei Parchi aveva inviato una lettera ai Ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia per chiedere la fine anticipata della concessione, dopo che era stato bocciato il piano per mettere in sicurezza le autostrade dal rischio terremoti e per realizzare altri adeguamenti richiesti per legge. Tra le motivazioni citate dal Ministero dei Trasporti per la revoca della concessione c'è proprio l'inadeguato stato di manutenzione delle autostrade. Sulla vicenda è intervenuto il senatore presidente della Sesta Commissione Permanente Finanze e Tesoro del Senato, Luciano D'Alfonso. Io ho la percezione che sia stato un provvedimento emotivo. Adesso vediamo quanto possa durare questo provvedimento, e io mi auguro che non generi un contenzioso che trascini dentro a questo vortice i diritti degli abruzzesi, i diritti degli italiani che vanno e vengono attraverso questa autostrada. Lei spesso ha avuto interlocuzioni con ANAS, le ha sempre portate in ballo. Ecco, torna ad ANAS, ad Autostrada dei Parchi, è la scelta giusta? Ma assolutamente, ANAS è capace di fare questa attività. Io sono stato consigliere d'amministrazione di Strada dei Parchi prima che si chiamasse così. Si chiamava Sara tra il 97 e il 2001, quando c'era un privato allora e c'erano le province italiane ed era una gestione per conto ANAS. Mi ricordo nel 2001, quando si fece la gara, che fu una gara dettata, io dico con un termine tecnico, da alcolismo, perché si stabilì che le tariffe avrebbero dovuto pagare i piani degli investimenti. L'impazzimento stava in quella anomalia di gara d'appalto che fece allora un governo sbagliato con una procedura sbagliata. Il fatto che questa autostrada di montagna diventi pubblica va benissimo. Io mi auguro solo che il contenzioso non divori il diritto degli abruzzesi di avere un'autostrada sicura con un personale pagato dignitosamente. Cambiamo argomento adesso, perché il costante aumento di positivi da Covid-19 in Abruzzo viene seguito con la massima attenzione dall'assessorato regionale alla sanità, che in base alla nuova circolare ministeriale attuerà un nuovo modello di gestione dei positivi nelle cure ospedaliere e domiciliari. Paolo Renzetti. Si è tenuta questa mattina presso l'assessorato regionale alla sanità di Pescara una riunione per fare il punto della situazione dopo l'unificazione presa in carico da parte dei presidi sanitari dei positivi al Covid in base alla nuova circolare inviata dal Ministero della Salute, che stabilisce nuove norme di gestione. L'obiettivo prioritario, importante, della nostra iniziativa si concentra sia sull'ambito ospedaliero e quindi con l'eventuale rimodulazione dei posti letto di area medica e di terapia intensiva, così come abbiamo fatto nelle altre fasi della pandemia, e l'istituzione di aree proprio grigie per la gestione dei pazienti ricoverati per le altre patologie, ma risultate purtroppo positive al Covid. È fondamentale adottare soluzioni che garantiscano l'attività chirurgica, anche quelle in elezione, perché come voi sapete, durante la pandemia, durante la fase acuta del Covid, abbiamo purtroppo tralasciato questo tipo di attività. Previsto dunque un nuovo modello di assistenza territoriale per i malati sia in ospedale che a domicilio. Previsto anche un numero di telefono unico per le 4 ASL abruzzesi. Parallelamente procederemo ad un nuovo modello di assistenza territoriale, che è fondamentale ed è indispensabile proprio per evitare gli accessi impropri ai pronto soccorso degli ospedali, ricoveri non necessari e garantire le cure domiciliari
ai pazienti asintomatici e con sintomi lievi. Sarà istituito un numero unico in ciascuna ALS, attivo 24 ore, a disposizione dei medici di medicina generale, contattabile solo da loro. Al termine di questo percorso si deciderà se il paziente debba essere ricoverato oppure dovrà essere rimandato al proprio domicilio, alla propria casa, dove sarà seguito dal proprio medico di famiglia. Cronaca adesso, il piano Stop Fake della Guardia di Finanza di Pescara in azione anche al concerto del cantante romano Ultimo allo stadio Adriatico Cornacchia. A cadere nella fitta rete del controllo economico del territorio mirato a contrastare lo smercio di prodotti falsi e non sicuri tesa dai militari del nucleo della Guardia di Finanza pescarese, quattro pluripregiudicati venuti dalla Campania, veri e propri professionisti della contraffazione per ingannare i loro ignari acquirenti proponendo la vendita di sciarpe, braccialetti e cappellini con su apposti illecitamente il nome e l'effigie del cantante. Scattato immediatamente il sequestro della merce contraffatta, consistente in centinaia di pezzi falsi del valore di circa 2.000 euro, e la denuncia alla locale autorità giudiziaria dei quattro responsabili per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione, uno dei quali è risultato peraltro beneficiario in maniera illegale del reddito di cittadinanza, percependo senza averne titolo più di 1.200 euro al mese. Alla due giorni abruzzese della UIL è intervenuto il segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri. Diversi temi affrontati, tra cui infortuni sul lavoro e automotive. La vita di tutti i giorni, lavoro, infortuni, sviluppo sono stati i temi cardini del congresso regionale della UIL in corso di svolgimento a Città Sant'Angelo. Tra gli ospiti il segretario generale Pierpaolo Bombardieri, il quale è intervenuto proprio sulla tematica infortuni sul lavoro, l'Abruzzo tra le peggiori in Italia e che vede l'Unione Italiana del Lavoro protagonista con la campagna Zero Morti sul Lavoro. Deliberando che ai bandi pubblici non possono partecipare le aziende che hanno violato le norme sulla sicurezza. C'è una questione culturale che dobbiamo condividere tutto, portando i temi della sicurezza sulla scuola, dentro la scuola, ma probabilmente anche con un aiuto da parte delle associazioni datoriali. Anche qui lancio una proposta, provocazione. Le associazioni datoriali, nel momento in cui verificano che c'è una loro azienda che ha violato le norme sulla sicurezza, mettessero fuori quell'azienda. Creiamo uno stacco, una distanza fra chi non applica le leggi in questo paese e mette a rischio la vita umana. Poi c'è la questione automotive. Ai lavoratori di questo comparto, polmone del PIL della nostra regione, andrà, dice Bombardieri, garantito il lavoro qualora sia confermato il passaggio pieno entro il 2035 all'elettrico. Intanto noi dobbiamo rivendicare nei confronti della politica e del governo alcune scelte precise. Noi non siamo dell'avviso che il 2035 vada spostata come data, bisogna che però la politica faccia delle scelte. Noi dobbiamo garantire degli investimenti per la trasformazione delle aziende che si occupano nel campo dell'automotive, per garantire l'indotto, bisogna garantire investimenti per la formazione, la riqualificazione dei lavoratori e soprattutto bisogna garantire investimenti nelle infrastrutture, perché se noi pensiamo di costruire le macchine elettriche e di non avere posti dove ricaricarle, probabilmente facciamo un errore. Quindi queste sono le scelte che il governo e la politica dovrebbero fare subito, dovrebbero in qualche modo smetterla di litigare sui giornali e anche nel Parlamento e fare scelte concrete a favore delle aziende e dei lavoratori. E a proposito dei lavoratori, il destino di quelli somministrati di El Foundry è stato tema di incontro tra la UIL Temp Abruzzo e l'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale. L'incontro ha consentito di ribadire la richiesta di stabilizzazione di tutti i lavoratori e lavoratrici somministrati. Una delegazione della UIL Temp Abruzzo ha incontrato l'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale per discutere sul destino dei lavoratori somministrati di El Foundry. Al tavolo era assente l'azienda, presenti invece i responsabili nazionali delle agenzie per il lavoro G-Group e Open Jobs. L'incontro, anche se interlocutorio, ha fatto sapere la UIL Temp Abruzzo, ha messo le basi e ha consentito alle parti di chiarire alcuni aspetti della vertenza e alla UIL Temp Abruzzo di ribadire la richiesta di stabilizzazione di tutti i lavoratori e lavoratori
lavoratrici somministrati. Il tavolo è stato aggiornato dopo la metà di luglio per consentire la partecipazione di Elfoundry. C'è stato un giro di tavolo, presenti erano le parti sindacali, le agenzie per il lavoro e l'assessore quaresimale, il quale ha dato disponibilità all'apertura di questo tavolo, che è un tavolo di confronto, un tavolo in cui ovviamente l'assessorato e la regione tutta ha ascoltato le nostre istanze di questi mesi, in cui abbiamo rivendicato la possibilità di trovare una soluzione per parecchie persone che hanno lavorato qui dentro, che per 36 mesi hanno acquisito competenze, per 36 mesi hanno dimostrato affidabilità, serietà e che hanno permesso che la qualità e la quantità del lavoro dentro alla fabbrica venisse compiuta in base alle esigenze del cliente. Oggi il fatto che mancano questi ragazzi che hanno acquisito questa esperienza sta abbassando la qualità e la quantità della movimentazione dei nostri prodotti, e questo per noi che siamo dei rappresentanti di questa azienda, di questo stabilimento, siamo abbastanza preoccupati per un aumento dei carichi di lavoro e per un abbassamento di questi numeri. Quindi il tavolo serve per far sì che si ragioni su una strutturalità della somministrazione. Rimaniamo nella Marsica, inaugurato a Scurcola Marsicana il monumento Scurcola, città della battaglia, alla presenza del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'opera ricorda la battaglia dei piani palentini in cui si affrontarono i Guelfi guidati da Carlo I d'Angiò e i Ghibellini al comando di Corradino di Svevia. È stato inaugurato il monumento Scurcola città della battaglia alla presenza del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Un momento storico per la comunità di Scurcola Marsicana, che va ad aggiungersi a quello della visita del capo di Stato Sergio Mattarella nell'estate del 2019. Il monumento, realizzato grazie all'impegno del Centro Studi Culturali d'Angiò e posizionato in Piazza della Venere, si ispira alla battaglia fra Svevi e Angioini del 23 agosto 1268. È stato inoltre svelato un murales dedicato alla battaglia dei piani palentini a pochi passi dal monumento. Di fronte al peso della crisi economica e sociale, l'Italia riparte solo se riparte ogni sua città, se riparte ogni suo borgo, se riparte ogni suo territorio, un obiettivo di fronte al quale il dialogo a ogni livello istituzionale e tra istituzioni e cittadini è e sarà sempre la via migliore per favorire un clima di collaborazione e di reciproca fiducia. Quella stessa fiducia con cui è necessario promuovere e valorizzare lo spirito di iniziativa, le idee e i progetti che in questi mesi ogni città d'Italia sta elaborando ed iniziando ad attuare nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presidente Marsilio ha rivolto un appello alla Casellati per sbloccare l'emendamento sulla proroga alla soppressione dei tribunali minori abruzzesi, ancora impantanato in Commissione Giustizia. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo è stato forse, non so se l'unico, tra i pochissimi in Italia ad aver utilizzato uno strumento che è quello della proposta di legge di iniziativa di un Consiglio regionale approvato all'unanimità, che chiede appunto al Parlamento di legiferare per consentire di tenere aperti questi tribunali, anche sostenendo insieme alle comunità locali i costi, se questo è il problema, come dire, invalicabile da affrontare con il governo e con i ministeri. Io vi prego, e prego anche i senatori presenti, di stimolare il Presidente della Commissione Giustizia, il Senato nel suo complesso, a riprendere il percorso di esame di questa legge. Siamo ancora in tempo per approvarla prima che finisca la legislatura. Oggi all'Aurum, e siamo a Pescara, si è celebrato il giorno della Maiella, Conoscere il Parco, evento curato dai vertici del Parco Nazionale.
Un'intera giornata dedicata alla Maiella e alle sue caratteristiche per conoscerne la storia e l'ambiente e soprattutto sapere cosa si fa per tutelare il secondo e tramandare la prima. Si intitola Il giorno della Maiella, conoscere il parco, l'evento che si sta tenendo oggi all'Aurum di Pescara e con cui l'ente Parco Nazionale della Maiella si racconta, affidando ai protagonisti il compito di descrivere peculiarità, parlare di fruibilità, storia, cultura e biodiversità e illustrare i progetti in atto e quelli futuri. Abbiamo sentito l'esigenza di fare un'azione combinata, nel senso di presentare la Maiella nella sua articolazione come parco, ovviamente nella sua articolazione di risorse e di impegni, per cui abbiamo organizzato questa giornata in cui diamo una informazione pur sintetica su diversi aspetti di quello che è la risorsa territorio della Maiella, ma anche di quelli che sono gli impegni che sono necessari per mantenere questa risorsa. Come sta cambiando il parco della Maiella con i cambiamenti climatici? Stanno incidendo questi cambiamenti, questo cambiamento epocale del clima? Noi siamo naturalmente impegnati su tutto quello che rappresenta una sfida che viene dalle condizioni generali sul territorio del parco, quindi voglio dire siamo impegnati a capire quali sono gli effetti dell'inquinamento generale, compreso l'aumento della temperatura media, e su questo noi abbiamo vari tipi di osservatori, abbiamo anche delle ricerche che sono organizzate con istituzioni molto qualificate e che prevedono per esempio in alta quota il rilievo delle variazioni per stare in un sistema, in una rete poi di informazioni che vengono elaborate per capire cosa succede non solo a livello di territorio nazionale ma anche internazionale. Devo dire che insomma, noi siamo da una parte testimoni del fatto che il fenomeno dell'aumento della temperatura media è un fenomeno concreto, reale. D'altra parte siamo anche testimoni del fatto che questo incremento della temperatura media pone una serie di questioni nuove. Adesso, da quelle più vistose che riguardano una minore portata delle nostre sorgenti, una minore piovosità, quindi voglio dire una minore disponibilità generale di acqua, anche ad alcune modificazioni che riguardano sia la flora che la fauna. Dal 14 luglio a Chieti in Piazza Malta inizia la rassegna dedicata alla presentazione dei libri in compagnia degli autori nel festival giunto alla sua 7ª edizione. Autori in Piazza è al 7º anno, è una rassegna di libri, sono esclusivamente presentazioni di libri. Siamo riusciti a non bloccarci durante la pandemia, per una serie di coincidenze siamo comunque riusciti a fare la manifestazione. E autori da tutta Italia, di case editrici diciamo grosse tipo Mondadori o Garzanti, fino a case editrici più piccole abruzzesi. Abbiamo il 16 Grazia Di Michele, che sta al suo terzo libro. Grazia Di Michele non ha bisogno, credo, di presentazioni. Il 23 abbiamo Vittorio Macioce e Pier Dante Piccioni, che è l'autore di Doc, la serie televisiva con Argentero. Nuovi nomi, abbiamo Rossano Orlando il 15 con anteprima nazionale, e il 24 Miriam D'Ambrosio con Folisca, che è il suo primo libro. Il digitale non prende il sopravvento sulla lettura dei libri, i libri continuano ad essere letti, ad essere sfogliati, noi proviamo ad offrire tutta una serie di libri molto diversi fra loro. Per esempio il martedì abbiamo un libro dello Epri che è la storia della disco music, quindi cerchiamo di avvicinare più lettori possibili ai libri. L'assessorato alla cultura del Comune di Pescara ha presentato una collettiva d'arte dedicata alla Pineta d'Annunziana che sarà ospitata all'Aurum con 150 opere di artisti, scultori e poeti di varia provenienza. Un evento di grande rilievo per la città e per la Pineta, soprattutto dopo il rogo del 1° agosto del 2021.
siamo giunti alla seconda edizione della Rinascita della Pineta d'Annunziana, un evento che abbiamo voluto fortemente realizzare all'inizio di quest'anno, nel mese di gennaio, nella sala d'annunzio dell'Aurum. Questo evento ha avuto tantissimo successo, sia una grandissima affluenza di pubblico che una grande partecipazione da parte degli artisti. Artisti quali pittori, scultori, poeti, scrittori hanno sentito molto da vicino questa problematica che è sorta dopo il nefasto incendio del 1 agosto del 2021 e si sono voluti riunire con l'intento non tanto soltanto commemorativo, ma un intento di partecipare attivamente alla rinascita della Pineta stessa, quindi coinvolgendo anche l'intervento dell'amministrazione comunale che è fondamentale per la realizzazione dell'evento stesso. Questo evento è stato organizzato dal professor Giorgio Del Bono, presidente dell'Associazione Laboratorio d'Arte di Pescara, noto ormai per i suoi eventi particolari, perché realizza degli eventi molto attrattivi per il pubblico. E siamo allo sport calcio di Serie C, perché questa mattina alle 11 si è riunito il Consiglio federale della FIGC e ha confermato quanto stabilito venerdì scorso dalla Covisoc, l'organismo di vigilanza delle società professionistiche di Serie C, ovvero Teramo e Campobasso sono escluse dal campionato di Lega Pro per mancato rispetto dei parametri che servivano proprio per l'iscrizione al campionato. L'assise odierna tuttavia non farà terminare la battaglia legale del diavolo, che in caso vista la pronuncia negativa anche oggi potrà andare dinanzi al collegio di garanzia del CONI cercando di far valere le proprie ragioni, anche se il documento di rateizzazione dell'IVA arrivato nei giorni scorsi non potrà entrare comunque a sorrogare in alcun modo la domanda di iscrizione, che manca comunque anche dell'allegato relativo all'indice di liquidità posto per le società di Serie C allo 0,7%. Nel frattempo slitta anche la decisione sullo sblocco delle quote di maggioranza del Teramo collegate alla Green Sport Italia SRL, società a sua volta controllata dalla Edilgreen di Massimo Chierchia, che è anche amministratore unico del Teramo. Proprio la Edilgreen mesi fa è finita nel decreto di sequestro che ha riguardato diverse aziende nell'applicazione di misure di prevenzione. Ma come detto, per il Teramo e anche per il Campobasso il Consiglio federale ha confermato, ovviamente per il momento, l'esclusione al prossimo campionato di Serie C. Chi ci sarà invece? Certamente il Pescara, anche se non avrà Simone Della Latta. Trattativa saltata ieri tra i biancazzurri e il Padova. E allora adesso il Delfino va alla ricerca della migliore alternativa. C'è Mazzocco come possibilità concreta, ma anche Ronaldo, sempre del Padova, che potrebbe lasciare i colori biancorossi. È più di un'idea. L'oasi di mercato per il Pescara non è solo la Brianza, in particolare il Monza di Berlusconi e Gagliani. Anche il Veneto è geograficamente il luogo nel quale il Delfino sta scegliendo i rinforzi per la prossima stagione calcistica, con notizie buone e altre meno buone. Partiamo da quelle meno positive. Simone Della Latta non arriverà. Fumata nera e definitiva per il passaggio del centrocampista alla corte di Alberto Colombo. Decisiva la giornata di ieri, quando le parti si sono aggiornate nuovamente senza trovare l'accordo per il passaggio del giocatore in biancazzurro. Le parti non hanno raggiunto l'intesa e il Pescara a quel punto ha ripiegato su Davide Mazzocco del Cittadella, con cui è in piedi e in chiusura l'operazione che porterà in riva all'Adriatico Luigi Cuppone. Visto che il canale con gli Amaranto Veneti era già stato aperto, il DS dell'Icare ne ha approfittato per cambiare obiettivo e virare sul 26enne di Feltre, che ha messo insieme 23 apparizioni nell'ultima stagione di Serie B, 22 in campionato e 1 in Coppa Italia, ma prevalentemente con scampoli di partita, visto che non è arrivato
arrivato nemmeno ai 1000 minuti. Ma Zocco è un'ottima alternativa a quello che era il profilo principale, anche se sempre col Padova si registra la richiesta di informazioni di Delli Carri per Ronaldo. Età differente rispetto a Mazzocco, il brasiliano ha 32 anni ma è anche giocatore in grado di sovvertire gli equilibri in mediana, specie in Lega Pro. A Padova il nuovo corso Caneo, arrivato dopo la sconfitta in finale playoff col Palermo, dovrà chiarire se di Ronaldo c'è ancora bisogno in bianco scudato oppure no. Qualora non lo fosse, il Delfino sarebbe pronto a cogliere l'occasione per inserire il sudamericano al centro del progetto tecnico. Come detto, in attacco per Luigi Cuppone siamo davvero alle battute finali, dopo che anche il giocatore ha dato da tempo il suo assenso a vestire la maglia biancazzurra. Troverà in Abruzzo anche Facundo Lescano, che sarà presto ufficializzato, anche considerando che Clemenza è appena sbarcato in Liguria prima di sottoscrivere il contratto con la Virtus Entella. Tra pochi giorni parte la nuova annata del Delfino con l'intento dichiarato di migliorare i risultati di quella scorsa e quello non dichiarato di provare a vincere il proprio raggruppamento, che è ancora in dubbio se sarà il B nuovamente oppure no. Molto dipenderà dalle decisioni del Consiglio federale e poi dal Collegio di Garanzia del CONI, dalla geografia calcistica della Lega Pro, una volta che il tempo delle decisioni sarà terminato. Il tutto non cambia il fatto che Colombo, come gli altri suoi colleghi, nel periodo del ritiro sa che dovrà lavorare con un organico che andrà trasformandosi giorno per giorno, con arrivi e con partenze, e che dovrà essere completo solo a fine mercato. Quello è l'importante. Le lacune della rosa della scorsa annata insegnano. Questo era il nostro ultimo servizio, i contributi e anche tante altre notizie all'interno del nostro portale www.tv6.it e ovviamente anche sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.